I ragazzi sono bravissimi a fare acrobazie, danze tradizionali, fanno delle scene di vita tradizionale per presentare un po' la cultura tradizionale zambiana. Ma direi non sono dei professionisti, quindi è uno spettacolo di amatori fatto più che altro per introdurre un dialogo. Io spero che prima, dopo, anche durante questo, diciamo, spettacolo ci siano anche delle interruzioni, ci siano delle domande. Vorremmo trasformare questo spettacolo in un incontro con le persone che verranno a vedere. Un incontro per spiegare l'Africa, per raccontare l'Africa, perché i ragazzi anche si raccontino, perché dicano della loro esperienza della vita di strada e facciano capire alle persone cosa voglia dire vivere in Africa. Padre Renato Chizito Sesana, missionario da più di 40 anni in Africa, accompagna in Italia dal 25 aprile all'8 maggio 14 ragazzi dello Zambia provenienti dal centro socio-educativo gestito dall'associazione Amani, che dal 2000 accoglie decine e decine di bambini di strada o bambini che vivono in condizioni di estrema difficoltà nella capitale Lusaka. Ecco, l'iniziativa, questo tour, vuole essere un viaggio di conoscenza e di scambio culturale. I ragazzi di età compresa fra gli 11 e i 26 anni visiteranno numerose città del nord Italia, saranno accolte in decine di famiglie, incontreranno i loro coetanei nelle scuole, negli oratori, nei luoghi di aggregazioni e si esibiranno in uno spettacolo fatto di musica, danze, acrobazie, arti che coltivano con gioia lungo il loro percorso di crescita per ritrovare la fiducia in se stessi e negli altri. Ecco, in questo post e nei canali web e social dell'associazione Amani trovate tutte le informazioni per partecipare a questi eventi che si terranno nelle province e nelle città di Verbania, Lecco, Como, Lodi, Milano, Torino e molti altri luoghi. Noi della rivista Africa ci saremo, chi vorrà potrà anche abbonarsi, non mancate. Sono ragazzi che sono nati in condizioni difficili, si sono trovati a un certo punto della loro vita in condizioni molto difficili e sono stati capaci di uscirne e di uscirne bene, di uscirne a testa alta. E il contesto è il contesto dei ragazzi di strada, che c'è un po' in tutta l'Africa. È un contesto di abbandono, quindi senz'altro un contesto estremamente difficile. Però il numero anche dei ragazzi è molto limitato. Praticamente noi qui a Lusaka possiamo dire che li conosciamo tutti. I bambini che vivono in strada a Lusaka saranno, ne variano continuamente, no? Ma saranno fra i 250 e i 400. Difficile che superino questo numero. Quindi andando in strada regolarmente, i nostri operatori sociali li conoscono, si può dire, quasi tutti a uno, per cui c'è un rapporto che incomincia lentamente, si sviluppa nel corso dei mesi e poi quando il ragazzo lo vuole, quando è maturo per fare la sua scelta, può entrare da noi. I ragazzi vengono da famiglie soprattutto essenzialmente che per ragioni diverse sono in estrema povertà. Non è difficile che questa situazione avvenga perché la Zambia è un paese in grande difficoltà economica negli ultimi anni, in questo momento forse in particolare, e per tutto il contesto internazionale per cui il prezzo dei cibi è salito, eccetera, eccetera. E tante, tantissime famiglie povere non ce la fanno più, non riescono più a mandare i figli a scuola, non riescono più a garantire almeno un pasto al giorno ai figli. Quindi il ragazzo in questo contesto va in strada, sceglie la vita di strada. E la vita di strada trova un po' di violenza, ma soprattutto l'abbandono che lo segna, quindi per sfuggire all'abbandono c'è l'uso di droghe, la droga più comune è l'alcol, oppure
oppure la benzina oppure la colla. Non c'è in strada grande uso di droghe pesanti. E quindi quando il ragazzo poi viene seguito, viene aiutato, trova facilmente, diciamo, la forza di uscire da questo tipo di droghe. Perché una volta che ricevono da mangiare, ricevono cura, attenzione, cominciano ad andare a scuola, vedono che la loro vita può effettivamente trasformarsi e si impegnano perché la trasformazione diventi permanente. E questo è il tipo di ragazzi che porteremo con noi, ragazzi che sono passati da un'esperienza difficile e traumatica, ma che ne sono usciti in un modo permanente, anche se portano delle ferite interne, La maggioranza di questi ragazzi non ha in genere il padre, c'è qualche eccezione, c'è qualcuno che invece ha solo il papà che si è preso cura di lui e della mamma che è scomparsa. Come nasce questo spettacolo? Quando avete cominciato a prepararvi per questo tour? I ragazzi hanno incominciato a appassionarsi alla acrobatica, a fare le danze tradizionali già una ventina d'anni fa, praticamente appena il centro è nato. Naturalmente li ho incoraggiati perché ho visto che è una cosa molto positiva. L'acrobatica di strada fatta senza nessun supporto, non usano nessuno strumento, fanno solo figure, cosiddette figure acrobatiche. Si pratica appunto senza nessun supporto, senza nessun materiale, ma richiede abilità, richiede forza, ma richiede soprattutto partecipazione e fiducia negli altri, perché non si possono fare errori. Fare un errore vuol dire cadere a terra sul terreno duro. Non c'è nessuna, sono acrobazie che vengono fatte normalmente proprio in strada, per cui i ragazzi sono abituati a fare queste cose in ogni situazione. Bisogna avere molta fiducia, crea molto molto spirito di corpo, e quelli che lavorano insieme, che preparano insieme uno spettacolo, devono avere una fiducia totale l'un nell'altro. E quando hai fiducia quando stai praticando le acrobazie, vuol dire che impari poi a avere fiducia negli altri anche quando sei nella vita normale. Le danze, gli sketch di vita tradizionale sono cose che si sono inventati dai ricordi che hanno. Alcuni di loro, per esempio, è successo nella loro vita che quando la famiglia magari è precipitata nella povertà, alcune anche due o tre da situazioni di relativo benessere, la prima cosa che i genitori fanno è mandare i figli dai nonni, dagli zii, eccetera, al villaggio. Quindi in questi anni che hanno vissuto in villaggio hanno vissuto dei momenti di vita tradizionale che vengono poi rivissuti durante questi sketch. Per esempio, fanno la scena di un villaggio che è invaso dagli spiriti maligni improvvisamente di notte. Fanno la scena del ragazzo che torna dopo tre mesi di iniziazione, torna al villaggio e per la prima volta è un adulto e fa una danza particolare, e durante questa danza omaggia i capi del villaggio e sceglie la sposa, sceglie la ragazza nel gruppo che partecipa a questo incontro, sceglie la ragazza che vuole sposare. Quando scene di questo tipo che hanno vissuto al villaggio. Poi quando tornano le ripetono qui e ci lavorano sopra, perché sono
spettacolini che presentano anche qui nelle parrocchie, nelle ONG, a volte vengono chiamate, che so, anche dall'ambasciata italiana per rallegrare una festa. Chiedo, quali potrebbero essere le reazioni a livello anche psicologico per questi ragazzi che approdano in un mondo totalmente diverso da quello che è il loro contesto di vita quotidiana? Io ho visto in passato, prima di tutto, diciamo, tutti i ragazzi che abbiamo portato in giro per l'Italia in passato, sia dall'Italia, dal Kenya che dalla Zambia, sono tornati a casa con noi senza problemi, perché sono in un momento di crescita, che capiscono che è loro interesse non abbandonare. Stanno tutti andando a scuola, alcuni, vi dicevo, stanno frequentando l'università, quindi capiscono che sarebbe completamente sbagliato, e di queste cose poi ne parliamo molto insieme in questi giorni di preparazione al viaggio, no? Innamorarsi di un paese diverso e tentare in questo momento di cambiare vita sarebbe assolutamente assurdo. E quindi vengono con l'idea di imparare, vedere un altro paese, incontrare degli amici. Non dimentichiamo, questo viaggio è stato possibile perché una parrocchia italiana, una piccola parrocchia, Giffa, in provincia di Verbania, ha invitato tutto il gruppo. Sono stati qui l'anno scorso in 15 ragazzi di Giffa e dintorni, accompagnati da Don Angelo, che è l'organizzatore di questa iniziativa, e hanno deciso di invitare 15 dei ragazzi di Intunzi a venire in Italia quest'anno. Quindi è uno scambio di visita anche da questo punto di vista. Per cui vengono molto carichi, sicuri che incontreranno degli amici. Voi in questi anni, attraverso i tuoi animatori, la tua comunità, avete aiutato centinaia e centinaia di ragazzi, diciamo, provenienti da contesti vulnerabili, difficili. Che cosa invece ti hanno dato questi ragazzi? Cosa ti hanno insegnato e che porti, diciamo, come patrimonio di tua crescita personale? I ragazzi sempre ti restituiscono moltissimo di quello che dicevi. Prima di tutto ti restituiscono tanto in affetto, che si traduce anche in avere fiducia in te. E poi la soddisfazione più grande è sempre vederli che crescono, vedere il loro impegno, vedere la loro in alcuni di loro la loro straordinaria volontà e il loro straordinario impegno. Abbiamo un ragazzo che è uno di quelli che verrà in questi giorni, che è venuto 10 anni fa, l'unico altro viaggio che con gli zambiani abbiamo fatto in Italia, sta facendo il secondo anno di università e ha i risultati altissimi, i risultati più alti di tutta l'università. E quindi vedi questo impegno, questa volontà di crescere, questa voglia di vivere positivamente, di essere presenti nel mondo portando un messaggio positivo. Spero che le persone che vengono ad assistere siano aperte, pronte a fare domande, a interrogarsi, a interrogare i ragazzi e cercare di capire che al di là di tutte le diversità siamo tutti partecipi della stessa umanità, siamo tutti alla ricerca della felicità che viene data dal vivere insieme agli altri in pace e serenità.